Cari amici, abbiamo argomenti interessanti questa settimana. Prima di fare qualche valutazione sul clima generale che stiamo vivendo in Italia, molto segnato dalla politica politicante, per la verità, e molto povero di contenuti, parliamo di cose che riguardano noi. In primo luogo di un fatto importante di oggi, perché oggi è stata emessa una ordinanza dal Consiglio di Stato relativa al ricorso fatto dal Ministero della Coesione in relazione alla sentenza del TAR della Campania che stabiliva per il Ministero della Coesione 45 giorni di tempo per la stipula dell'accordo fra Regione Campania e governo italiano. Riassumiamo in termini semplici, perché immagino che anche su questo ci sarà molta confusione nei giorni futuri. La Campania aveva fatto ricorso al TAR campano perché fosse fissato un termine rispetto alla procedura di definizione dell'accordo di coesione per i fondi di coesione, appunto. La Regione Campania dovrebbe ricevere quasi 6 miliardi di euro. Queste risorse servono per i programmi culturali, per le opere stradali, per le opere di messa in sicurezza dei campi flegrei. Servono, è un altro capitolo del programma complementare, per evitare che circa 200 comuni della Campania vadano in dissesto perché non hanno completato le opere strutturali dei precedenti cicli di programmazione europea entro dicembre dello scorso anno. E dunque i cantieri si sono bloccati, o pagano i comuni che non hanno soldi, oppure le opere si bloccano e si aprono i contenziosi con i comuni. Noi avevamo destinato 400 milioni di euro per aiutare i comuni a non andare in dissesto. Tutto questo era contenuto nel programma mandato dalla Regione Campania al Ministero della Coesione l'11 ottobre. 11 ottobre. Dall'11 ottobre ad oggi, sono passati 6 mesi, 7 mesi, non abbiamo avuto nessuna osservazione di merito sui progetti. Per questo motivo abbiamo fatto ricorso al TAR, il quale TAR ha stabilito un principio semplice, che cioè un iter amministrativo non può durare all'infinito, deve avere un termine. Aveva stabilito un termine di 45 giorni, che scadeva questo termine il 5 aprile. Il Ministero della Coesione aveva fatto ricorso contro la sentenza del TAR della Campania al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato aveva fissato un'udienza l'11 aprile, essendo a distanza di una settimana dalla scadenza del 5 fissata dal TAR, non abbiamo chiesto la nomina di un commissario ad acta. Per ragioni elementari di rispetto per il Consiglio di Stato abbiamo atteso il giorno 11. Il Ministero della Coesione aveva fatto appello accampando due motivazioni. La prima: il TAR della Campania non è competente a intervenire sulla materia. Il secondo motivo di appello: la materia è complessa, non si possono dare 45 giorni di tempo, abbiamo bisogno. Sul primo motivo di appello, il Consiglio di Stato ha detto che era sbagliato, il TAR della Campania è competente. Sul secondo motivo, e cioè la materia è complessa, dobbiamo istruire, il Consiglio di Stato ha stabilito questo, vi leggo quello che ha stabilito così evitiamo equivoci. Quanto al fumus, cioè il secondo motivo di appello, appare meritevole di particolare approfondimento. La materia è complessa. Quanto al periculum, sussistono idonee ragioni per sospendere la sentenza impugnata alla luce della documentazione prodotta.
cioè il Consiglio di Stato, sospende i termini fissati dalla TAR della Campania. Il termine 5 aprile viene sospeso. Sospesa la sentenza, dice ancora il Consiglio di Stato, resta fermo comunque l'obbligo di tutte le parti di proseguire il dialogo, ricorrendo alle ali reali, proficue e reiterate interlocuzioni per addivenire, attenzione, alla celere definizione dell'accordo nel rispetto del principio di leale collaborazione, così come precisato dalla Corte Costituzionale. Dunque il Consiglio di Stato ha sospeso i termini dopo i quali si poteva nominare un commissario ad acta, ma ha detto comunque resta fermo l'obbligo di tutte le parti, Regione e Ministero, di addivenire alla celere definizione dell'accordo. Noi siamo pronti, come sempre, al massimo di collaborazione con tutti. E ovviamente ci attendiamo che si addivenga ad una rapida definizione dell'accordo. A margine di questa ordinanza, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'udienza pubblica per discutere eventualmente sul contenzioso nel merito è fissata per il 13 giugno. Noi ci prepariamo a chiedere al Consiglio di Stato un'anticipazione di questa data. Chiediamo che sia anticipata questa data perlomeno di un mese. Perché? Perché per fare la programmazione culturale, se arriviamo a giugno, i tempi per questa programmazione non ci sono più. E quindi salta la programmazione per il Giffone Film Festival, per Campania Day Festival, per il Festival di Ravello. Vediamo quello che risponderà il Consiglio di Stato. Quello che a me pare importante di questa ordinanza, al di là della sospensione dei termini per la nomina di un commissario ad acta, è questo invito importante ad una celere definizione dell'accordo. La sensazione che abbiamo noi è che il Consiglio di Stato non vorrebbe arrivare a giugno o anche a maggio, se anticipa, senza che le parti abbiano siglato l'accordo di coesione. Per quello che riguarda la Regione Campania, ribadisco che il nostro piano lo abbiamo presentato l'11 ottobre. Dall'11 ottobre ad oggi non abbiamo avuto osservazioni nel merito. Abbiamo avuto solo richieste di chiarimenti, richieste di verifica sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti per i progetti della precedente programmazione. Nel merito non abbiamo avuto nessuna richiesta. Quindi in questi 6 mesi, 7 mesi, nel merito, l'interlocuzione è mancata. Ribadiamo che noi siamo, come ovvio, più che disponibili alla collaborazione, al dialogo con tutti. Ci possiamo anche fermare a Roma 2, 3 giorni e notti continuative per arrivare ad una conclusione, perché davvero il danno che si sta procurando per questi ritardi del Ministero è enorme. Lo ripeto perché c'è gente che racconta frottole. Noi il piano lo abbiamo presentato l'11 ottobre e da allora nel merito non ci è stato chiesto nulla. D'altra parte, gli atti sono pubblici e si può verificare. Ci auguriamo che si arrivi ad una rapida definizione di questa vicenda. Nel frattempo, ovviamente, c'è una notizia preoccupante. Pochi minuti fa sono state invitate per una riunione preparatoria del CIPES le regioni che hanno già firmato
l'accordo di coesione sono quasi tutte le regioni del nord, per preparare la riunione del CIPES che deve fare il decreto di assegnazione delle risorse sviluppo e coesione. Quindi probabilmente dopo la riunione preparatoria del 17 di questo mese ci sarà la riunione del CIPES che farà l'assegnazione formale delle risorse alle regioni del nord. Mancano all'appello Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna, cioè praticamente tutto il sud. È uno dei motivi per i quali chiederemo al Consiglio di Stato di anticipare la data del 13 giugno, perché mentre noi continuiamo a seguire un iter snervante, senza contenuti di merito, le regioni del nord stanno chiudendo l'accordo per incamerare le risorse sviluppo e coesione. Credo che sia francamente sconcertante. Sconcertante. Ma noi ovviamente faremo esercizio di pazienza, credo che avremo qualche incontro con i comuni interessati, le parti sociali interessate e daremo innanzitutto un'informazione, ma d'altra parte questa sentenza, vi ho letto l'ultima pagina, non le premesse, la sentenza stabilisce questo. Vedremo nei prossimi giorni come evolve la situazione. Noi siamo qui, pronti a dialogare con tutti fino all'esaurimento nervoso. Non siamo pronti ovviamente e disponibili ad essere presi in giro. Questo ça va sans dire, come dicono i francesi. Sapete che si è determinata una situazione nazionale, passando ad altro, che sta creando ovviamente grande turbamento nell'opinione pubblica per le vicende che riguardano Bari, la Puglia e Torino. Nel merito non dico assolutamente niente, decide la magistratura di fare in tempi rapidi e con il massimo rigore tutti gli accertamenti necessari. Punto. Ovviamente io suggerisco sempre molta prudenza, mi ricordo la vicenda di Bibbiano, quando anche i 5 Stelle, ma anche Fratelli d'Italia, scatenarono una campagna di aggressione contro il comune di Bibbiano, il PD, per cose gravissime che riguardavano i minori, i bambini. Beh, qualche giorno fa c'è stata la sentenza definitiva che ha assolto quello psicologo che era il principale imputato di cose gravissime. Ovviamente dopo 7 anni, mentre 7 anni fa c'è stata una campagna che non finiva mai, dopo la sentenza di assoluzione, come sempre, mezz'ora per riferire la sentenza e tutti zitti. Quindi suggerirei sempre di essere prudenti. In ogni caso, vengono fuori problemi anche rilevanti e qualche fatto già accertato prima della pronuncia dei giudici, di, come dire, malvivenza. Puglia e Torino. Voglio dire 2 cose soltanto. Una relativa al tema della trasparenza amministrativa e un'altra relativa ad una parola, cacicchi, sulla quale parola io ho dedicato un capitolo di un libro che ho scritto, nonostante il PD, specificamente sulla espressione cacicchi e sul significato. Sulla trasparenza, credo che la Regione Campania possa presentarsi come un modello di rigore amministrativo, di trasparenza, di correttezza. Ovviamente, ripeto, parlo per noi, giusto per dare una informazione a chi ci ascolta. Non dico nulla sulle altre regioni. La Regione Campania ha stipulato dal 2015 un accordo di collaborazione
per la vigilanza collaborativa con l'autorità anticorruzione. Nel 2015 c'era Raffaele Cantone, nel 2017 rinnovato l'accordo di collaborazione e vigilanza con l'autorità anticorruzione. Che cosa prevedeva l'accordo di vigilanza con l'ANAC? Prevedeva che di comune accordo regione e autorità anticorruzione facessero controlli anche preventivi sulle procedure per l'affidamento dei lavori o servizi attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, per l'affidamento dei lavori o servizi attinenti alla gestione dei servizi idrici, per l'affidamento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante impatto socio-economico. Cioè abbiamo messo tutta l'attività di gestione economica della Regione Campania sotto il controllo dell'autorità anticorruzione. L'ultimo atto di collaborazione di qualche settimana fa ed è relativo al bando di gara per l'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, per cui c'è stato un ricorso e quindi abbiamo ridefinito il capitolato d'intesa con l'autorità anticorruzione che ci ha seguito per un mese. Ora, sono cose importanti, già dal 2015 siamo, come dire, in un clima di collaborazione e vigilanza dell'autorità anticorruzione, che prevede ovviamente la determinazione dei bandi di gara, dei capitolati, degli schemi di contratto, dei provvedimenti di nomina dei commissari, di costituzione delle commissioni giudicatrici, dei verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anomale e così via. Quindi, 2015, protocollo d'intesa con l'ANAC, 2017, protocollo d'intesa con l'ANAC, 2023, vi ho detto, definizione del più grande appalto che abbiamo, Ruggi d'Aragona, con l'ANAC. Nel settembre del 2022, un altro protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza per materia sanitaria, per i fondi Unione Europea e per il PNRR. Abbiamo poi stipulato un accordo, un'intesa con le forze dell'ordine, cui abbiamo chiesto, in cambio, come dire, della possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici della regione, una collaborazione e un aiuto contro le bande di delinquenti che abbiamo trovato nei mezzi pubblici, treni e pullman, negli ultimi tempi. Poi con le nostre ASL abbiamo approvato un piano annuale di attività ispettiva, sanitaria e sociosanitaria. 2022-23 ogni anno approviamo il piano di ispezioni nelle attività sanitarie e sociosanitarie. Le nostre ALS, come è capitato a Napoli 1, bloccano il pagamento di consulenze quando vi sono procedimenti giudiziari in corso, come è capitato, ripeto, alla Napoli 1. Abbiamo aperto uno scontro frontale per la gestione di alcune aziende, in particolare della Napoli 1, San Giovanni Bosco, dove abbiamo denunciato la presenza di insediamenti camorristici. Abbiamo cacciato chi gestiva il bar senza titolo, chi aveva occupato abusivamente l'area per mettere un parcheggio abusivo gestito da varia umanità e così via. Cioè, da sempre abbiamo assunto il tema della trasparenza, del rigore amministrativo come un tema caratterizzante del governo regionale della Campania. Potremmo dire sottovoce che possiamo presentarci come un modello. Abbiamo approvato poi leggi per la semplificazione che riguardano il genio civile, con la informatizzazione di tutte le procedure,
per evitare documenti cartacei. Abbiamo approvato nel 2017 una legge sulla trasparenza e la semplificazione. Campania, Casa di Vetro, si pubblicano tutti gli atti, non solo deliberativi come è giusto, ma anche le determine dirigenziali. A me è capitato di trovare pubblicate decisioni di dirigenti di cui non sapevo assolutamente niente, per dire a che punto siamo arrivati, diciamo, con la spinta alla trasparenza alla Casa di Vetro. Abbiamo approvato il fascicolo sanitario elettronico che consente di controllare tutta l'attività che si svolge nelle strutture sanitarie. Oggi siamo la prima regione d'Italia per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico, cioè tutta l'attività che si svolge nelle aziende e nelle ASL viene registrata sul fascicolo sanitario elettronico. Perfino ad oggi il 60-70% delle attività delle strutture private convenzionate. Sinceramente, un modello di trasparenza, non abbiamo suonato le trombe e non le suoneremo, ma rivendichiamo con orgoglio il fatto di aver garantito alla Regione Campania una gestione assolutamente trasparente. Sul piano politico, uno degli strumenti di clientela politica sono le società partecipate, cioè il rigonfiamento di assunzioni clientelari nelle società partecipate. L'attuale governo regionale ha eliminato 9 società partecipate della Regione Campania, a nostro giudizio assolutamente superflue e clientelari. E su quelle non superflue abbiamo esercitato un controllo rigorosissimo per rimettere ordine nei conti e nei bilanci, senza fare porcherie clientelari, senza fare promozioni in massa a tutti quanti per fare voti. Questo per quanto riguarda la trasparenza. Perché neanche è tollerabile che si trasmetta un'immagine generalizzata di malvivenza. Io ho sempre avuto questa linea da decenni, da quando ho cominciato a fare attività politica. Ovviamente non puoi controllare tutto, ti può capitare di avere a che fare con qualche farabutto. Vi ricordo sempre che anche Gesù Cristo aveva fra i suoi amici un traditore, tale Giuda Iscariota. È difficile sapere tutto. Ho sempre detto che chi sbaglia fra i miei collaboratori è colpevole non una volta, ma 3 volte, perché ha violato la legge, perché ha tradito la fiducia di un'organizzazione politica, e perché ha tradito la povera gente. Perché se ti presenti in nome di un sistema di valori che è fondato sulla difesa della povera gente, hai il dovere di comportarti in maniera rigorosa, non solo per l'attività politica, ma di essere un esempio di rigore spartano con la tua vita. Il consenso lo si conquista davanti ai cittadini, non solo con i programmi, con le opere, ma anche con il rispetto personale. Una seconda osservazione vorrei fare sul tema dei cacicchi. Giuseppe Conte ha sollevato il tema dei cacicchi, io sono completamente d'accordo. L'unico chiarimento è di capire chi sono sti cacicchi. La tendenza è di fare un polverone. I cacicchi erano notabili farabutti dell'America latinoamericana che esercitavano forme di potere utilizzando la violenza, le bande dei delinquenti. I cacicchi, quelli lì,
mica si sottoponevano alle elezioni democratiche, al giudizio dei cittadini. Quindi il riferimento ai cacicchi, quando si parla di esponenti politici, è completamente fuori luogo, è un'espressione introdotta da D'Alema nella seconda metà degli anni 90, quando voleva screditare i sindaci eletti direttamente dai cittadini, che cominciavano ad avere, come dire, un prestigio, un ruolo che dava un po' fastidio. I cacicchi, che dobbiamo cancellare, d'accordissimo, stanno a Roma, stanno nelle segreterie dei partiti. I cacicchi sono quelli che non si sono mai presentati con la propria faccia ad una campagna elettorale, perché non hanno il voto neanche della madre. I cacicchi sono quelli che non hanno il rispetto dei cittadini, ma stanno sempre in mezzo. I cacicchi sono quelli che si fanno nominare ministri solo perché sono capicorrente. I cacicchi sono quelli che non lavorano, e nei territori bisogna lavorare, sputare il sangue per cambiare la realtà. Quelli stanno comodi a Roma. I cacicchi sono i miracolati, i parassiti, i cooptati, quelli che senza aver fatto mai nulla stanno sempre in piedi. Quelli sono i cacicchi da cancellare. I cacicchi sono quelli che magari prendono i vitalizi fino, ne conosco qualcuno in Campania, a 7.000 euro netti al mese. Erano i vecchi vitalizi, oggi non ci sono più. Vitalizi della Camera, sommati a quelli della Regione, 7.000 euro netti al mese che qualcuno si mette in tasca e poi ovviamente fa la lezione morale agli altri. I cacicchi sono quelli che hanno la scorta pagata allo Stato, senza motivo sostanziale, per ragioni di prestigio, di esibizionismo. Quelli sono i cacicchi. Per informazione ai nostri concittadini, io ho rifiutato la scorta quando mi sono insediato, diversamente da chi mi aveva preceduto, quindi cammino per i fattacci miei. I cacicchi sono quelli. I cacicchi sono quelli che magari, dopo aver fatto il presidente della Camera, ma non avendo più nessun incarico, hanno uffici, personale, scorta, privilegi. Quelli sono i cacicchi. Chi lavora nei territori e che si sottopone al giudizio dei cittadini, alla fine va rispettato. Poi, se è ladro, deve essere mandato in galera, ma va rispettato, come tutti quelli che si presentano con la propria faccia e non sono parassiti, non sono cooptati e non stanno sempre in piedi senza fare nulla. Dunque sia benedetto Giuseppe Conte, a condizione che chiariamo il contenuto dell'espressione cacicchi. Ma vi ripeto, ho dedicato un capitolo al cacicco, potete leggerlo su un libro che ho scritto dal titolo Nonostante il PD. Ma non aveva riferimento alle vicende attuali, è il titolo. Allora, a scanso di mistificazioni, ho voluto fare qualche chiarimento, ovviamente, perché ci sarà tanta di quella moina. Venendo alle questioni di merito, non possiamo non esprimere cordoglio per due grandi tragedie, questa sul lavoro presso la centrale idroelettrica Subiana. Guardiamo bene le questioni, ma davvero è una tragedia, no? Non è possibile perdere la vita per il pane, per il pane. Anche qui utilizziamo parole misurate, perché gli incidenti sul lavoro ci saranno sempre, nessuno può prevedere tutto, ma quello che è nostro dovere fare è esercitare tutte le forme di controllo. E prendere misure rigorose nei confronti di chi non tutela la vita dei propri dipendenti, dei propri lavoratori, della povera gente. Beh, questo sì, perché davvero ci sono cose che gridano vendetta. Voglio esprimere anche il cordoglio per il maresciallo Francesco Pastore,
e l'appuntato scelto Francesco Ferraro morti in un incidente stradale mentre erano in servizio fra Campagna ed Eboli, provincia di Salerno. È stato anche questo un pugno nello stomaco, anche per come è avvenuta questa tragedia, per quella signora che ha investito e che e sulla quale non dico niente, per carità di patria. Venendo alle questioni di merito, la salute, la sanità. La Regione ha investito altri 60 milioni di euro scavati nel nostro bilancio per il nostro personale dipendente. Sono risorse importanti, ancora limitate ovviamente, ma era il massimo sforzo che potessimo fare per dare una mano ai nostri dipendenti. Questo consentirà, per esempio, di completare l'attività dell'ospedale Landolfi nell'ambito del Moscati di Avellino. Sta venendo fuori un ospedale bellissimo a Solofra che avrà la possibilità di un'attività completa. Lì avremo reparti specializzati per l'ortopedia, soprattutto per le protesi all'anca e al ginocchio. È una delle due voci di mobilità passiva. La mobilità passiva della Regione Campania non è la neurochirurgia, l'oncologia, noi immaginiamo questo, no, no. Le voci più importanti di mobilità passiva, cioè i nostri cittadini che vanno a curarsi al nord, sono l'ortopedia, protesi al ginocchio e all'anca e gastrochirurgia, interventi sull'obesità. Sono cose che possiamo fare tranquillamente anche in Campania, sinceramente. Faremo anche una campagna di informazione più attenta. Abbiamo inaugurato il nuovo polo oncologico nell'ambito dell'ospedale Tortora a Pagani, un intervento molto importante. Concentreremo a Pagani tutti gli interventi che riguardano tumori al seno dell'ASL di Salerno. Abbiamo avuto un'ulteriore conferma che la rete dell'ICTUS, sempre dell'ASL di Salerno, è a livelli eccellenti di efficienza. Abbiamo avuto un paziente che a Sapri è stato colpito da ICTUS, monitorato, messo in sicurezza a Sapri, poi trasportato a Nocera Inferiore per un intervento di trombectomia, tutto in poche ore, si è salvato la vita. Sono eccellenze della nostra sanità di cui non parlerà nessuno a livello nazionale, televisioni, giornali. Sempre al Moscati di Avellino, l'equipe del professore Gridelli prosegue una sperimentazione d'avanguardia per un vaccino per la prevenzione del tumore al colon. Anche questa è un'eccellenza campana, così come prosegue la sperimentazione nell'ambito della ricerca oncologica finanziata dalla Regione Campania qualche anno fa per 140 milioni di euro per un vaccino contro i tumori al seno. Siamo già alla sperimentazione clinica. Sono cose importanti. Presenteremo fra qualche giorno anche l'intervento che è partito per quanto riguarda l'ospedale di Castellammare di Stabia. Faremo insieme con la soprintendenza che ci ha dato un aiuto, una collaborazione davvero importante per stringere i tempi di questo intervento assolutamente necessario. Per quanto riguarda il trasporto, buone notizie. Potrete vedere le immagini. E arriva ad agosto il primo treno Stadler che abbiamo acquistato come EAV. Bene, arriverà da Valencia, arriverà nelle officine EAV di San Giovanni il 5 settembre, poi cominciamo le prove per il vecchio e il nuovo segnalamento ferroviario che abbiamo realizzato per ottenere il collaudo da ANSFISA, che è l'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza, e così via. Poi avremo entro l'anno la consegna di 4 treni nuovi al mese.
Complessivamente contiamo di mettere in servizio per il 2025 altri 10 treni nuovi e per il 2026 56 treni nuovi sulla linea Circumvesuviana. Abbiamo avuto quasi 2 anni di ritardo, sia per il Covid perché non vi erano i materiali per le industrie ferroviarie, sia perché le industrie lavoravano a scartamento ridotto. Ma insomma, siamo arrivati alla fine, abbiamo superato anche un ricorso al Consiglio di Stato dopo la gara, e insomma, è finito il calvario. 10 treni nuovi per il 2025, 56 per il 2026. Stiamo preparando iniziative importanti su Caivano. Abbiamo cominciato la conferenza dei servizi con i commissari nominati al comune di Caivano per realizzare la chiusura dei porticati degli alloggi dell'ACER a Caivano. Recupereremo degli spazi molto importanti per attività sociali, attività formative a Caivano. Ma stiamo anche preparando quella che abbiamo chiamato la primavera di Caivano. Al di là delle chiacchiere e della demagogia, faremo anche un bellissimo programma di iniziative di spettacoli, di teatro, iniziative culturali all'aperto, al chiuso, per offrire occasioni di confronto, di socializzazione, soprattutto per i giovani di Caivano. Vanno avanti le attività formative. Ci sarà anche un finanziamento nazionale, credo di 15 milioni di euro, per formazione presso le aziende collocate nell'area ASI di Caivano, insomma. Nell'ambito di un programma che riguarda l'area metropolitana di Napoli e i principali comuni, e sperando ovviamente che si sblocchino i fondi sviluppo e coesione per le opere di viabilità, vabbè, stiamo facendo un lavoro molto attento, soprattutto su Caivano. Avremo altre inaugurazioni nell'area di Giugliano nei prossimi giorni perché si completano altri interventi molto importanti. Quanto riguarda gli eventi, l'arte, abbiamo la Campania protagonista Vinitaly. Avevo programmato di farmi una scappata a Verona per salutare i nostri produttori, per salutare i nostri amici di Verona. Verona è una città meravigliosa, bellissima. Per salutare il sindaco Damiano Tommasi, una persona molto, molto garbata, molto civile. Beh, non è stato possibile perché la fatica. Qui non c'è il tempo neanche per respirare. La Campania non è il Trentino Alto Adige, qui devi tirare per i capelli. Ci vuole lo stomaco, ci vuole lo stomaco. Partecipiamo invece nel fine settimana, lo segnaliamo un po' ai nostri concittadini, a due eventi. Ci sono due cammini particolarmente suggestivi che uniscono attrazioni religiose a quelle turistiche. La Via della Fede di San Pio a Pietrelcina e dintorni e il cammino di San Nilo a Casaletto Spartano e Tortorella nel Cilento. Sono due bellissime esperienze che, ripeto, uniscono momenti di religiosità a momenti di turismo ambientale, enogastronomico e quant'altro. A Salerno riapre il Parco del Mercatello, con un investimento della regione ristrutturato grazie a questo nostro finanziamento. Un parco enorme, 100.000 metri quadri, credo sia il più grande sicuramente del sud Italia in ambito urbano. È un intervento molto bello che abbiamo realizzato tanti anni fa per riammagliare i grandi quartieri popolari: Mariconda, Quartiere Europa, Mercatello, Pastena. Davvero un intervento straordinario, parco bellissimo. Infine, per quanto riguarda lo sport, vanno avanti i lavori allo stadio Collana a Napoli. Lo
la prima inaugurazione per il 13 maggio prossimo, per, come dire, la messa in funzione delle palestre, perché i lavori li abbiamo ultimati. In questi giorni le federazioni del CONI stanno iniziando a prendere possesso dei locali, ad arredarli. Vedrete che lì realizziamo nel cuore della città di Napoli un intervento bellissimo. Non solo il recupero sportivo, non solo il recupero di un impianto storico come il Collana, ma anche un parcheggio interrato, i 200 posti auto sotto lo stadio Collana e l'arredo urbano intorno allo stadio. Partiremo, credo, per fine aprile, mese di maggio, con la gara per realizzare il nuovo stadio Collana. Mi pare che stiamo definendo il progetto esecutivo. Infine, una bella esperienza. Ho fatto visita alla società sportiva Kodokan, Palazzo Fuga, Real Albergo dei Poveri a Napoli. Ho trovato 900 ragazzi e ragazze che svolgono attività sportiva grazie al voucher, al buono contributo della Regione Campania, fino a 400 euro per bambini fino a 15 anni. Ho trovato centinaia di famiglie, ragazze e ragazzi impegnati nell'attività sportiva. Una cosa bellissima. Quest'anno abbiamo erogato 50.000 voucher per l'attività sportiva. Non c'è nessuna regione d'Italia che faccia questa attività sociale. È un altro primato della Regione Campania, ma mi raccomando, non lo raccontate in giro, se no, hai visto mai che capiscono che non c'è il terzo e il quarto mondo, diversamente da quello che appare dai servizi televisivi. 50.000 bambine e bambini che hanno la possibilità di fare attività sportiva e di fare un esame cardiologico, un elettrocardiogramma. Bambini non lo fanno. Dover fare attività sportiva significa sottoporsi anche a dei controlli sanitari. È un altro merito che dobbiamo rivendicare, ovviamente. Allora, cari amici, come vedete, abbiamo anche, nonostante tutto, belle notizie da Napoli, dalla Campania. Tutto possiamo fare meno che deprimerci. Possiamo arrabbiarci, possiamo combattere, come è giusto fare quando bisogna rivendicare i diritti. In politica, ricordatevelo, nessuno regala niente. Al di là delle chiacchiere e delle pubbliche relazioni e delle cerimonie, nessuno regala niente. E quindi è sempre bene, come dire, tenere la schiena dritta e farsi sentire, sempre con spirito di collaborazione nei confronti di tutti, ma sempre con dignità, senza fare i maggiordomi di nessuno. Perché la prima cosa che dobbiamo insegnare ai nostri figli è la dignità, il coraggio di tenere alta la testa. Dunque, anche belle notizie che ci aprono il cuore. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.